Va bene, recuperiamo la serata con Dojima. Però potrei appianare un po' questa divergenza con Dojima facendo le piantine. Ci vogliono 2 giorni. Se lo facciamo domani otteniamo più roba però. Dipende se domani c'è Dojima però. Scopriamolo. Il salvataggio l'ho fatto. Vediamo a che punto siamo con il libro. Perfetto, lettura super veloce. Stasera finiamo il libro. Domani, che è un giorno solo alle piantine, se c'è Dojima le facciamo. Appianiamo il nostro divario con lui. Ora puoi leggere 2 capitoli di un libro in una sessione di lettura. E così abbiamo guadagnato 2 volte. Uno con Nanako, uno con Dojima e le piantine. Vediamo chi è che mi chiama. Buongiorno. Hai benza nello scuola? No. Ma perché quando decido di fare le cose voi decidete di andare avanti con la storia? Possiamo fare un altro giorno? Vabbè, non vedevo l'ora. Probabilmente se gli dicevo di no avrebbero insistito comunque. Vabbè. Yusuke sembra in estasi. Che palle! Spero che stasera però non siamo troppo stanchi. È sole cocente, giornata perfetta per un'uscita. Ha deciso di andare in scooter. Spero che stasera saremo ancora, diciamo, liberi per poter fare le piantine. Perché sennò, vaffanculo, mi sono rovinato un'altra giornata. Dov'è Kanji, per favore? Ma quanto è incazzata Yukiko. Cristo. Eccolo che arriva. Ma no, ma poverino. Ma tu non potevi venire senza quel cacchio di vestito. Ora, Umi! Umi! Occhio tu, non cadere. Che se ti fai male è un peccato, ti rovini. Episodio al mare. Ma dai, con quella ciambellina. Per cosa? Ah, giusto, mi ero dimenticato. Beh, rise carine. Beh sì, però sono belle tutte. Ho già visto la sua ombra. Vabbè, almeno è contenta, dai. Almeno abbiamo recuperato qualche eventuale punto. Dov'è Kanji? Esatto. Mada nobiten ja ne no? Chari batete ta kara. Ma nanda sore? È il mio slip. Nani wa suka? Mizugi da yo. Hoka ni nani ga an da yo?
黒渋いじゃないですか。色じゃねえよ、エグすぎんだよ。明らかにそっちを連想させんだよ。Perché sei sicuro? そんなこと言ってんのあんただけじゃないですか。Esatto。お前にも原因あるっつってんの。Non c'è niente di male negli sleep, stai buono。私には鼻血出さないわけ？なんでお前に鼻血出すんだよ。はあ？水着ってだけでよくこんな盛り上がれんね。もうしょうがないな。Vai Teddy, vai divertirti。ちーちゃん、ゆきちゃん、レッツマーメイド。うっひょなあ、一番乗りしたな。 Ha vinto lui。 ほら、二人とも、行こう。 Andiamo? Ma dai, ma stiamo aiutando Yukiko a nuotare. Che cosa carina.自販機見っけ。俺買ってくるわ。お前も炭酸でいいよな。Va bene, grazie。メドゥーザ。ひもほどける。ちょ、クマ、どこ触ってんだっつの。ケチケチクマね。こう豪快にポロリと。Ma qualcuno lo mena questo。何やってんだ、あいつら。うひょ。今度はなんだ。捕まえたぞ、こら。 No, ti prego, non dirmi che ha perso il costume。 先輩、聞いてくださいよ、このアホグマ。 No, ti prego。 Lo sapevo。 先輩、聞いてます。待って、タイム、タイム。あのさ、下、下だって。下？Oh cazzo! Ora già porotte già ne ca! Cacusuno, so c'è caio! Sta, nanto casino! Kibe, kibe! Oh no! Corra, avarenna! Teme ne dita la ilo ilo oandero ma! Nige dai to, kuma no inoci ga oare kuma! Soro soro kyuke ni shinai?State in acqua voi! 日焼け止め塗り直さなくっちゃ。Non uscite! 水分チャージに肉チャージも重要だよね。あいつら上がってくんぞ。おいクマ、しんなりしてんじゃねえ。もう。Oh no。クマ。なんか探してくっから、待ってろ。Ma non ce l'avete dei cazzo di teli? Stesi per terra, magari? Questa è un'emergenza. Serve un costume. Se un uomo lasciolo al vento, magari una conchiglia. Serve un costume. Muris, maniavanai sio! Kuma, o hanabatake da mieru na. Shinu na, Kumako! Yosha, Kanji, atta zo!Cos'è una conchiglia? Ecco. Te wakame già ne ka! Ah, ita! Senpai! Kuru! Ii kara kakuse! Cristo. Dou shiro to? Kore wa, sono... Venus no tanjou? Nanchatte! Tanjou suzzo, kora! Oh no. これで良かったんかな。 Posso dire? とりあえず痒いっす。Che in Persona 5 non credo di aver riso mai così tanto. Avete vinto un'ardua battaglia, o almeno vi piace pensarla così. Ci sono dei momenti che veramente mi stanno facendo morire. E sai, il sole inizia a tramontare. いろいろあった一日だったな。Cristo. まだかゆいっす。結果的には楽しかっただろ。お前の水着も見つかったしさ。Sì, ma vedete, avete riso su di me. 先輩らに誘われなきゃ、海なんててめえで来なかったっすね。
お前のキャラじゃそうだろうな。案外キャラじゃねえことした方が楽しいかもしんねえっすね。え、che c'è di male？ 言ってみりゃキャラっつうのは壁だもんな。高い壁に囲まれてりゃ楽だけど、楽と楽しいは違うっつうかさ。あ、なんだ、なんか俺語っちゃってないっすか？じゃあ今continua pure。お許し出さないで、余計恥ずかしいから。いいんじゃねえすか、せっかくでかい海まで来てんだ、ちっとくらいの恥はかき捨てだろう。恥だっつう判定は覆らないわけね。Beh, come negarlo? Senti le ragazze giocare in spiaggia。じゃあさ、棒倒ししない？負けた人が串カルビをおごるってことで。ちごだにそろとうちえ。それちい先輩が嬉しいだけじゃん。じゃあ負けた人がクマにチッス。ちごだにそろと。それは誰も嬉しくないでしょ。セムロディボヌモーレディヴェルティティ。みんなでやることは楽しい時っつうのは一瞬で終わるよな。こんな感じで高校生活も終わってっちゃうのかね。Beh.C'è da dire una cosa su questo. In Persona 5 Royal, la fine dei giorni liceali è molto, diciamo, pressata questa cosa. Ed è anche addirittura triste, perché tutti decidono di prendere le loro strade. Ryuji di fare riabilitazione, Anne di andare in America, Makoto di studiare per diventare poliziotta, Haru di, appunto, anche lei prende le redini dell'azienda, Yosuke di intraprendere seriamente la strada da artista, Futaba di impegnarsi ed andare a scuola, cosa che non aveva fatto fin dopo la morte della madre, e rimaniamo solo noi, insieme ovviamente a Morgana. E infatti è molto triste come cosa, perché dici: io non so quale sarà il mio futuro, ma lo scoprirò. Nani, esatto. No, Kanji, manca ancora mezzo anno. Non può essere già finito. いいこと思いついちゃった。冬休みさ。じゃあ、クソファチャパキャポダンの。きっと惚れ直しちゃうぜ。俺、スノボ得意なんだよね。いや、でばんだらしやれ。今から冬の話って、あんたどんだけ気早いんすか？ci andremo in scooter、sì、così moriamo sul ghiaccio。だよな。周りあんだけ山なら、きっと近場にゲレンデあるだろう。んなもん、いくらでもあるっすよ。ちょっと遠いけど、バイクありゃ余裕っしょ。え、infatti non ci andremo in scooter。安全運転が基本っすから、道危ねえ感じなら、ちょっと考えますけど。お前、意外と安全とか言うのな。え、perché mai、scusami。んなもん、カッコつけてどうすんすか。危ねえもんは危ねえだろ。esatto。まあ、そうだな。よし、次の休みの目標もできたところで、io spero di avere ancora la sera libera. Voglio recuperare con Dojima. Mal che vada, torno anche indietro nel tempo. Non mi faccio tanti problemi. Una bella giornata di mare e un bel giretto in scooter. Difficilmente ve lo scorderete. Questo episodio, se ho incorporato tutto perfetto, rientra in maniera perfetta nella categoria ricordi assieme. Le vacanze estive vicine, ma Nanako non ha ancora fatto i compiti. E a suo dire è una vera montagna. L'obiettivo dei compiti di Nanako è rinsaldare i legami familiari attraverso la cooperazione. Nanako non ce la farà mai a finire tutto da solo, ma poverino. Vuoi trascorrere le prossime serate ad aiutare Nanako con i compiti? Sì. Davvero? Grazie mille, fratellone. Ah, allora comincerò con la calligrafia. Nanako sta facendo il suo meglio per scrivere correttamente. Se la sta cavando bene, ma decidi, controlla comunque i suoi compiti. Finiti i compiti della calligrafia, hai messo a letto Nanako e sei tornato in camera tua. Tutte le sere le perdiamo così, eh? Le vacanze estive finiranno presto. Vedere i compiti di Nanako ieri sera ti ha fatto pensare. Ricordi che non hai ancora finito di fare i tuoi compiti. Tuttavia, ti ci vorrebbe solo qualche giorno per completarli. Ma hai promesso a Nanako che le avresti aiutata con i compiti ogni sera. Forse puoi fare i compiti durante il giorno. Puoi cominciare oggi i tuoi compiti a casa? Ovviamente. Abbiamo, credo a parte il 30 e il 31, una settimana. Ha detto pochi giorni. Io voglio controllare una cosa prima. Facciamo come ho detto. Back in time. Guadagniamoci la serata con Dojima. Il libro, bene o male, lo possiamo leggere quando riusciamo.
lavori all'orto, oggi ti aiuto. Voglio vedere le verdurine. Le vacanze estive sono quasi finite, hai fatto i tuoi compiti? No, ci sto lavorando. Ormai manca poco, sei sicuro di avere il tempo per il giardinaggio? Certo. D'altra parte anche io li facevo sempre all'ultimo momento. Dojima sospira, oh no. E tu Nanako invece? Non ho ancora finito. Già, perché durante le vacanze non hai fatto altro che giocare. Vedi di finirli, ok? Sì, papà. Oh, la diligenza è aumentata. E ora si va al mare. Mi chiedo cosa succede se non li facciamo però i compiti. In ogni caso, abbiamo detto, abbiamo una settimana. In teoria, secondo me, ci vogliono tipo 2 giorni per fare i nostri. Pianta del melone. È rara, ha detto la signora. 5.000 yen. Dammi. Set da festival. Speciale da festival con abiti perfetti per l'estate. Non so quali siano, però. Bikini elegante. Slip pericolosi, mamma mia. Peccato che non c'è la possibilità di mettere il cacchio di vestito anche a Rise. Ed ecco Marie. Io direi di completare quest'estate facendo un altro confidant a livello 10. Marie, tesoro. Senti, c'è un posto che vorrei visitare oggi. Marie, voglio andare da qualche parte. Non è ancora pronto a rafforzarsi? Beh, Marie, non abbiamo modo di migliorarla se non esattamente in questo modo, quindi vai. Andiamo. Sembra felice. Forza, andiamo, portami fuori. Ho deciso di accompagnare Marie. E per fuori ovviamente si intende andare al Junes. Hai deciso di venire qui a riposarti dopo aver aiutato Marie con i suoi acquisti. Chissà cosa ha acquistato allora. Oh, ti ho trovato senpai. Ah, c'è anche Marie-chan con te? Ah, sensei è sempre circondato da belle ragazze. Dovrei cercare anch'io di spassarmela così. Ma ci sono tutti. Lo sapevo. Ciao Marie-chan. Stavo giusto scommettendo con Chie che venendo qui avremmo trovato tutti. Sono arrivati tutti a quanto pare. Ti diverti qui in compagnia di Marie e tutti i tuoi amici. Oh. Già, si è fatto tardi, saluti tutti e raccompagni Marie alla stanza di velluto. Vabbè. Va bene, aiutiamo sorellina a fare i compiti. Hai deciso di aiutare Nanako con i compiti. Oggi come compito devo scrivere 3 proverbi. Ah, me ne è venuto in mente uno. A goccia si scava la roccia. Papà lo ripete sempre. Chi sarà? Adachi? Yosuke e Teddy sono passati a farvi una visita. Oggi c'è stato un piccolo evento a Junes. Ti ho portato un regalino, Nanako-chan. Oh, stai facendo i compiti delle vacanze. Che brava bambina. Ok, ti do una mano anch'io, Nana-chan. Allora, proverbi. Eccone uno. Cogito ergo sum. Le citazioni colte non sono da te. Ti si addice più qualcosa tipo dare le perle ai porci. Yosuke e Teddy hanno aiutato Nanako a finire i compiti. Ti sei avvicinato a tutti. Senti che il tuo legame con Yosuke si rafforzerà presto. Con Nanako si rafforzerà presto. Nanako stiamo recuperando. Ma neanche senza... Non abbiamo problemi con lei. Però stiamo recuperando veramente terreno in maniera... Le vacanze estive finiranno presto. Ci sono ancora compiti da fare. Cosa farai oggi? Beh, non c'è nessuno. E in teoria con la pioggia ci guadagniamo, quindi... Devi fare ancora i compiti estivi. Puoi passare la giornata a fare i compiti, certo. Che sicuramente con la pioggia ci guadagniamo qualcosa. Decidi di fare i compiti delle vacanze. La tua statistica di conoscenza è aumentata. I compiti sono composti da gran parte di problemi da studiare. Senti di comprendere un po' meglio la materia. Conoscenza aumentata. Senti di capire, ma non ancora abbastanza. La statistica di conoscenza è aumentata, minchia. Visto che hai finito di leggere Super Apprendimento, sei riuscito a studiare meglio. Ale! E non l'abbiamo aumentata, nonostante l'abbiamo aumentata 4 volte. Cazzo! Hai deciso di aiutare Nanako con i compiti. Devo scrivere un tema su un mio ricordo. Qualcosa su tua mamma? Strano. Abbiamo ospiti anche oggi. Chie e Yukiko sono passate a farvi visita. Oh. Yosuke mi ha detto che Nanako-chan è impegnata con i compiti, così sono venuta a dare una mano. Stai scrivendo un tema? Hai deciso l'argomento, Nanako-chan? Non ancora? Vediamo, che ne dici della volta in cui siamo andati al festival insieme? Giusto, l'Ikayaki era buonissima e mi sono divertita un sacco. Nanako inizia a scrivere il suo tema. Chi e Yukiko hanno aiutato Nanako con il suo tema. Che sfiga, a sapere che, Dio mio, avremmo recuperato terreno con Yukiko l'avrei fatto adesso. La stessa cosa che ho detto anche del costume, ma a sto punto sono contento di averla finita così com'era. Senti che il tuo legame con Nanako si rafforzerà presto e loro due siamo ormai a posto. Dopo aver messo a letto Nanako, decidi di salutare Chie e Yukiko e torni in camera tua. Io vorrei sfruttare sabato per fare di nuovo i compiti. Le vacanze estive finiranno presto, ci sono ancora compiti da fare, cosa decidi di fare? Di farli domani, sperando di avere il tempo giusto.
Tesoro, io esco, però prima piantine. E visto che ci siamo, vorrei mettere proprio il melone. Vediamo cosa ne esce fuori. Chissà cosa farà il melone, boh, magari ci ridà SP. Potrebbe essere. Piantine a posto. Usciamo, vediamo cosa succede stasera. Ti prego, fa che ci sia Marie, voglio completare il suo confidant. Ovviamente non c'è, però c'è Rise. Rise, dobbiamo recuperare terreno. Ci servono le sue abilità, effettivamente. Rafa, le amanti, quindi siamo a posto. Rafa e l'amanti si rafforzerà presto. Vuoi passare la giornata con Rise, certo. E vai, dove andiamo? Rise sembra felice. Meno male. Area commerciale centrale, riaccompagnato a casa Rise dopo aver mangiato da Aya. Potevi farmelo vedere, no? Il sapore era un po' forte, ma mi è piaciuto. I piatti di mia nonna sono un po' più insipidi, però il tofu fa bene, quindi... E quello chi è, il tuo manager? Un uomo sospetto davanti alla casa di Rise. Oh, sarà un reporter, oppure uno stalker. Rise è preoccupata. Farei la cosa che la farebbe più contenta. Afferriamo le braccia e corriamo assieme. Oh, è tutto a posto. Non sappiamo se è pericoloso o meno. Aspettiamo e vediamo, ok? Ma grazie. Oh, Rise non sembra così preoccupata. Però quel tipo... Dov'è che l'ho già visto? Sembra molto giovane. Inoue-san, sei tu? Rise-chan! Che ci fai qui? Ho già sistemato tutto con l'agenzia. Sono qui perché personalmente non posso accettarlo. Ho seguito tutta la tua carriera per tutto questo tempo, come tuo manager. Lo sapevo. Non sono più una celebrità. Il mio tempo libero non appartiene più a un manager. Vattene a casa, altrimenti chiamo la polizia. Ah, ecco perché quando si parlava del motorino, lei era restia a voler parlare di nuovo col manager per chiedere il motorino. Perché... giustamente ha lasciato perdere. Non puoi rifletterci. Credo fermamente che nessun'altra attrice possa rivestire quel ruolo meglio di Rise Kujikawa. Anche i tuoi fan muoiono dalla voglia di vedere il film. Volete ancora che reciti? Eh? A ogni modo, io ho chiuso. Non ho più nulla da spartire con il mondo dello spettacolo e tutto il resto. Io... ho deciso di sposare quest'uomo subito dopo il diploma. Avevo detto che era solo una pausa, ma ho cambiato idea, non ho alcuna intenzione di tornare. Star riesce a vedere chi sono davvero, è gentile. Rise è disperata, assecondala certo, ovviamente, è assecondata la sua storia. Visto? Te l'ho detto. Rise sembra sollevata. Oh, ho capito, tornerò a casa per oggi, ma io... Vattene, adesso! Che patata, effettivamente io l'avevo detto che ci è bella, Yukiko è bella, però anche Rise mica male come confidant. Ah, quello era Inoue-san, mi faceva da manager, ho l'età di sua figlia, per cui mi trattava come una famiglia. Come una di famiglia. Ma ormai è un completo estraneo. Senpai, scusami per quella storia sul matrimonio e tutto il resto. Era una bugia, non c'è problema. Anche io la vedo come una sorellina alla fine, dai. Sei così maturo. Ti concedo un sorriso di sollievo. Sei proprio un bravo ragazzo. Non va bene, temo che finirò per dipendere da te ancora di più. Scherzo. Rise ti sorride timidamente, forse per merito del sollievo provato. Senti che il tuo legame con lei è diventato più profondo. Eh beh, ci credo. Livello 4. La fitta sociale di Rise è al livello 4. Amanti è migliorato. La crescita del cuore di Rise ha influenzato anche la sua persona. Con terzo occhio, che cos'è che fa? Quando selezioni un bersaglio potrai verificare se il tuo attacco sarà efficace o meno. Perfetto. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Dobbiamo aumentare Rise il prima possibile. Vorrei poter passare più tempo con te, ma sarà la prossima volta. A presto, senpai. Dobbiamo aumentarla prima del prossimo dungeon, perché... Parliamoci. Non è ancora finita. Su. Kanji e Rise stasera? Ha deciso di aiutare Nanako con i compiti. Il compito di oggi è scrivere una relazione su un libro. Ho già finito di leggerlo, quindi devo solo scrivere la relazione. Allora, c'è il re che entra in una foresta. Nanako scrive la sua relazione con grande impegno. Tac tac tac. No, era tutto solo, ma non era triste o arrabbiato. Il re diceva di essere felice, però mi è dispiaciuto per lui.
Ehi, fratellone, tu ti senti felice quando sei solo? Dipende dai casi. Capisco. Forse dovrei scrivere anche di te. Una volta finito il compito, hai messo a letto Nanna, che sei tornato in camera tua. Le vacanze estive finiranno presto, ci sono ancora i compiti da fare e giustamente li faccio oggi che piove. Dai, che aumentiamo la conoscenza. Hai deciso di fare i compiti delle vacanze. La tua statistica di conoscenza è aumentata. Composti in gran parte problemi da studiare, senti di comprendere un po' meglio la materia, la conoscenza è aumentata. Senti di capire ma non ancora abbastanza, conoscenza aumentata. Hai finito di leggere, conoscenza aumentata. Ovviamente, sempre non abbastanza. Hai deciso di aiutare Nanako con i compiti. Oggi tocca ai compiti di educazione artistica. Devo creare qualcosa con gli oggetti che ho trovato in casa. Ho un cartone di latte, il tubo della carta igienica, della lana, carta di origami. Che altro abbiamo? Rise, io e Kanji? Lo sapevo. Loro sono molto amici. I senpai mi hanno detto che Nanako-chan sta facendo i compiti delle vacanze. Potevi avvertirmi. Però mi sa che ho scelto il giorno sbagliato per venire per dare una mano. In arte sono una frana. Anch'io. Vediamo che si può fare. Kanji crea con cura qualcosa di incredibilmente dettagliato e che nessuno studente delle elementari potrebbe mai realizzare. Ti sei avvicinato a tutti. Senti che il legame con Kanji si rafforzerà, con Rise si rafforzerà, con Nanako si rafforzerà. Come cazzo ha creato quella macchinina? Cristo, dove trovate le ruote? Allora, le vacanze finiranno presto, compiti da fare. Io aspetterei ancora un attimo perché domani piove di nuovo e la sfrutterei al meglio. Ciao, sono Rise. Sei libera oggi, senpai? Andiamo a farci un giro. Non lo so, tesoro. Non so se mi conviene, nel senso. Vabbè, facciamolo. Ci vediamo fra poco. Sulla collina che sovrasta la città, sei venuto dalla sua richiesta di Rise dato che le piace tanto. Appena arrivata in città, me ne stavo sempre seduta qui a far niente. Ascoltavo il suono del fiume, quello degli uccellini, quando capitava quello della pioggia. Sentivo che così avrei potuto dimenticare il risetto, ritrovare me stessa. Però... Senpai, hai mai la sensazione di esserti spinto troppo oltre o di essere diventato solo una maschera? Più volte di quanto la gente pensi. Davvero? Allora forse sei un attore persino più bravo di me. Ma lo capisco, anche tu ne hai passate tante. Già. Sento che qui a Inaba posso rilassarmi per davvero. Vedermi con voi, ridere assieme, girare per negozi, leggere fumetti, giocare col gatto. Quando vivevo a casa con i miei dovevo sempre comportarmi in modo impeccabile. Mentre mia nonna non mi chiede mai niente, né perché ho mollato, né cosa intendo fare adesso. Non fa che parlare di tofu. Dice che io sono come il tofu. Ho dovuto chiederle i lumi. Ha spiegato dicendo che il tofu è l'apparenza debole e fragile, ma in realtà è piuttosto resistente. Anche se spicca per essere diversa dall'altro cibo, può essere aggiunta a qualunque ricetta o sapore. Il tofu è incredibile. Io non sono affatto così. Oh, tutta imbarazzata. Io, in effetti, venivo bullizzata a scuola, prima di fare il mio debutto. Ti capisco. Non ero brava a parlare, mi fissavano sempre i piedi. Quei bei piedini? No, aspetta. E mi fissavo, non mi fissavano. Oh. Me ne stavo da sola tutto il tempo. Ma la cosa non mi creava problemi. Nessuno si aspettava niente da me. Poi però, la domanda che mi spedirono senza interpellarmi passò la prima selezione. Non mi interessava diventare un idol, ma volevo cogliere l'opportunità di cambiare. E per puro caso ho vinto. Quando è successo sono andata nel panico, tanto che ero sul punto di rifiutare l'offerta. Ma poi ho pensato che se fossi apparsa in TV mi sarei potuta fare degli amici. Non è un'ottima scelta, ma la comprendo a modo tuo. È stato letteralmente l'unico motivo per cui sono andata fino in fondo. Dopo un po' ho capito una cosa. La persona che piace a tutti, quella che ciascuno saluta per strada, quella non è la vera me. Risetta è quella che piace a tutti, un personaggio immaginario venduto al pubblico. E tu ne fai parte, non è così? Non c'è bisogno di negarlo, non mi arrabbierò. Stai con me solo perché sono Risetta, non è vero? Ovviamente no.
Scusa, era una domanda inopportuna, ma sono felice che hai risposto così. Oh, accenna un sorriso. Quando sono tornata a scuola dopo il debutto, nessuno mi ha più bullizzata. All'inizio ne ero felice, con tutta quella gente che voleva parlarmi. Ma non è che trovasse di colpo interessante Rise Kujikawa. Semplicemente volevano un pezzo di reset. Gli atti di bullismo terminarono, ma avevo la sensazione che nessuno mi vedesse per quella che ero. Nel mio cuore ho sempre pensato, questa non sono io. Buffo, eh? Ero io quella che voleva cambiare, eppure... Ma non ha più importanza, ho chiuso con Reset. Ora ci sono delle persone che conoscono la vera me stessa. In più ho il potere di aiutare chiunque, lo adoro. Stavolta diventerò una Reset che possa veramente piacere a tutti. Tienila d'occhio, senpai. Oh, Reset ti sorrise, stavo per dire Reset. Senti, di comprenderla un po' meglio. Un pochino. Vabbè, 5. L'affinità, l'amante migliorato, la sua persona. Con... onda curativa. Ah, vuoi dire che ogni tanto potresti curarci? Recuperano HP a fine battaglia. Beh, mica male. Mica male, mica male. Probabilmente si evolverà anche quell'abilità. Hai riaccompagnato Rise e te sei tornato a casa. Magari ci darà anche la possibilità di recuperare SP. Hai deciso di aiutare Nanako con i compiti. Guarda, se non ci avesse chiesto Rise di uscire, se ci fosse stata comunque l'avrei fatto. A meno che non sarebbe apparsa Marie, però... Devo scrivere un saggio sul mio animale preferito. Quale scelgo? Ah, ho trovato! Quello che è disegnato sulla maglietta che ha comprato papà. Com'è che si chiamava? Ornitorinco. Scriverò un saggio sugli ornitorinchi. Nanok si lancia con entusiasmo in una ricerca sugli ornitorinchi. Sembra che non abbia bisogno di aiuto, però ti assicuri che non faccia errori. L'ornitorinco depone le uova e ha degli artigli velenosi. È vero. Domandina, è il maschio o la femmina dell'ornitorinco ad avere artigli velenosi? Se tu hai guardato Barba Scura, sai benissimo la risposta. Grazie capitano Barba Scura, è il maschio. Esatto, sei proprio intelligente fratellone. Tutto merito del capitano. Una volta finito le ricerche, hai messo a letto Nanok e sei tornato in camera tua. E oggi piove e ovviamente si fanno i compiti. Finiranno presto i compiti da fare. Ah, guarda, me l'ha detto proprio lui. Che culo, guarda. Che me l'ha fatto fare in automatico. Conoscenza aumentata, non ancora abbastanza, conoscenza aumentata, madonna mia, dopo aver fatto i compiti con urgenza è finito tutti i compiti, che culo, vuol dire che domani probabilmente succede qualcosa al di fuori della nostra, diciamo, decisione. Questo è l'ultimo compito rimasto, devo scrivere il diario illustrato, il mio fratellone e il mio papà. Sì? Che cosa scrivi di noi? Vediamo, il 27 agosto. Non ricordo che tempo faceva. Ehi, fratellone, ricordi se ha piovuto il giorno in cui ho fatto i compiti di educazione artistica? Aveva già smesso. Giusto, grazie. Nanako si è ricordata. Il mio fratellone e i suoi amici mi hanno aiutata tantissimo a fare i compiti. Sono stati gentilissimi e io voglio tanto bene a tutti loro. No, non guardare. Nanako ha finito tutti i suoi compiti delle vacanze. Dopo aver messo a letto Nanako, torna in camera tua. Vai in camera tua! Io ci sono già in camera mia! Chi è che ha bisogno di aiuto coi compiti? Buongiorno, senpai. Ah, va da lei. Ah, giusto, ecco perché c'era il, diciamo, c'era la deadline oggi, perché c'è il festival. Che culo che li abbiamo finiti però. Andiamoci tutti insieme. Beh certo, andare con lei sarebbe stato carino, però meglio invitare tutti, no? Giusto per stare tranquilli. Chi è? Nanako? Certo, dove vuoi che sia. Perché mi dai questa notizia, scusa? Ti chiede se Nanako sappia del festival dei fuochi d'artificio. Informi Nanako che andrà al festival dei fuochi d'artificio con i tuoi amici. Chissà cosa succedeva se dicevamo solo di andare con Rise. Magari veniva anche lei.
夜だからお父さんと一緒じゃなきゃダメだけど、お父さん頑張って帰ってくるって。ma che carina. Beh, dire spero di vederti là sarebbe come dire non sono sicuro se tuo padre viene, quindi ci mi fa piacere. Che felice. Ho però il brutto presentimento che Dojima non ci sarà e Nanako sarà triste. Probabilmente dovremo accompagnarla noi. Decidi di affidare Nanako a Dojima e di andare con i tuoi amici. Tu e i tuoi amici arrivate alla collina che sovrasta la città. E ci siamo solo noi, incredibile. Nessuno ha avuto questa stessa idea? Io mi immagino... Aspetta. Esatto. Mi immagino in una situazione reale andare solo con una ragazza qui ci finisce a limonare al 95%. Punto. Ovviamente se ne è un rapporto, perché se non ce n'è... Nanako-chan, korareru kana? Kuru mae ni basho o denwa shite oita kedo. Soieba, Kuma wa? Katappashi kara onna no ko nanpa shita ageku, Ota ni gobaku shite omochikaeri sareta. Tossa ni Kumagawa kite, kigurumi kidotte ta kedo, mondo muyou de kakaerarete tta ze. Oh no. Cho, sore hottoite ii level? Ii n da yo, higoro no bachi ga katta nda. 今日の花村先輩、熊に冷たくない？今朝のあいつの所業を考えたらむしろ足りねえ。けこざパッとしたマティーナ。大谷おかわりさせてえぜ。いや死ぬだろそれ。つうか何があったんすか？えざっと。思い出したくもねえ。あいつ、俺の部屋から余計なもん発掘して花村家の朝食に持ってきやがった。ああ、ローランポコレティーノ anche え、なしろもの持ってからでしょうが。親いる前に持ってこられるとか想像しねえだろ。それ、女の子いるとこで話す？へそくりってことじゃないの？男の人のへそくりでしょ。ま、だい。ま、なしろんぱじ、ポベリーナ、イノセンティーナ。ぽ。クマさん。 Di nuovo. Nascondi Teddy, la spaventerebbe. Esatto, io ho avuto paura di quello. Ho avuto paura che non ce l'avrebbe fatta. Ti stavamo aspettando. Nanako sembra felice. Allora sei in una botte di ferro. Che cazzo è questo? Come si fa? Yamenatte no, Kumakichi! Dojima-san ni genkouhan taiho sareru kan ne? Nanka shita ga sawagashii ssu ne. Però Dojima non fa più... non dice più nulla su Kanji. Si vede che ormai ha accettato che alla fine è un ragazzo come tutti gli altri. Anche se sembra un 26enne. Ci ha guardato in modo felice. Chissà cosa vuol dire Kumaya. L'ho già sentito da qualche parte, ma non mi ricordo che cosa vuol dire. Goduto il festival dei fuochi d'artificio. Eh beh sì. E la Madonna, ma si sente per tutta la città. Sono felice. Ihia,
事見事世は満足じゃ。beh sì. Mica lontano da tutto il resto per niente. 何よ、みんないろいろつまんでたじゃん。大盛り肉丼弁当はつまむじゃねえっての。ななこちゃんも楽しかった？ Tantissimo。うん、眠い。だろうな。もういい時間だ。帰って寝るか。俺はななこと戻るぞ。お前たちもあまり派手に夜更かしするなよ。Io ho paura che succederà qualcosa。Mi è appena salito questo dubbio terribile. Succederà qualcosa o a Dojima o a Nanako. Magari non adesso, ma potrebbe essere la sera giusta per fare un agguato a un poliziotto del genere, ma... Succederà qualcosa, ne sono sicuro. Nana-chan, bye bye Kuma. Bye bye. Bye bye Kuma. Ecco, appunto. Beh, domani si torna a scuola, quindi. O dopo domani. Esatto. Parentesi. Scusa un attimo. Noi abbiamo tempo di maxare Rise prima del festival? Perché Yukiko e Chie, ovviamente, le fai tranquille, ce l'hai fin dall'inizio. Altri personaggi, tipo Yumi, non credo che comunque abbiano interazioni durante questi festival, perché concerne tutto quello che, diciamo, è il gruppo principale. Ma per esempio Persona 5 avevi i fumi che potevi incontrare anche fuori e fare degli eventi tipo alle Hawaii. Però a livello di tempistiche abbiamo il tempo di fare Rise dall'1 al 10? Forse se ci vai ogni giorno da quando è disponibile potresti riuscire a farlo. Sono no? Omae da yo. Ya, kekkou tanoshikatta ssu kedo ne. Omae 肩抜きうまかったなって、そうじゃねえよ。もっとこう、甘酸っぱいっつうか、なんつうか、そういうのを期待してたわけ。Tipo? なあ。Insieme ragazzi più facile. È stato divertentissimo. ちょっと待て。確かにってそれ、何と比べて。まさかお前、翌日どなたかと。だ。ちぇ。なんだか具合悪そう。食べ過ぎ？No, c'è un'interazione, sei una fidanzata. お腹つより胸かな。ま、dai。お前、マジで？ヨウスケ、stai zitto, stai buono。ヨウスケは女の子のことばっかりくまね。stai zitto。お前が言うなっての。Chissà cosa succedesse se avevamo due ragazze qui ora. Ah no, è vero. Conta solo con quella con cui sei andata al festival. Sono... Naoto? Ah, aits na. Ma, sou kamo na. Yoku kangaeria. Ichio onaji jiken ottetan da shi. Chissà che fine ha fatto, Sou kamo. Datte, mo aenai kamo shirenai mo. Io sospetto che lo rivedremo invece molto presto. 私、きついこと言っちゃったし。そういえば彼、ちょっとだけ寂しいっぽいことを。Che tutti i casi finiscono? ま、花火行こうぜなんつって、来るタイプでもなさそうだけどな。Perché no? もうこっちにいないのかな。行動力あるし、もしかしたらもうどこか遠くの街で別の事件に挑んでたりして。ごめん、しんみりさせちゃった。気にしてもしょうがないね。あいつ、地味にイケメン属性だったからな。別の意味で壁になったかもしんないぜ。ダイセチット。女の子のことばっかりくまね。Tu sei ancora più zitto。うるせえよ、2回言うな。Mi stai sul culo。 Hai cenato al volo con gli altri, sei tornato a casa. Ovviamente, ultimo giorno。あ、やっと来た。あのね、お父さんがスイカもらったんだって。大きくて食べきれない。È vero il melone, però noi non abbiamo più controllato, non abbiamo più avuto modo. È vero, in realtà non penso ci metta poco.
Sembra che Nanako voglia invitare gli altri e decidi di chiamarli. Ehi, abbiamo del melone, venite. Suika? Oh, iku iku! Kotoshi mada kutte ne nda. A parte che il cellulare ci sta entrando nel cervello, però vabbè. Ci sta entrando proprio così. Fortunatamente tutti sono riusciti a venire. Nanako è probabilmente un fattore determinante. Eh beh, ci immagino. De, kanji no suika wa doko suka? もう漢字もらい物にがつくの。まず割ってからだろ。え、マジでやるわけ？崩れたら食べれないじゃん。col cucchiaino. Chiedo, tanoshisou janai? Nanako mo yaritai. La spaccano in due. Tobichiru kaju, hajikeru egao. Ichiya no koi. Ano hi no amazuppasa. Tenditi odio, stai zitto. Imi ga wakaran. Omae, sono nan demo uchi no tennai hosso ppoku iu no, uddoushii kara yamero tte. Ma è l'unica cosa che conosco. Sore ga seishun. Tadaima. Kutsu ga sugei na. Nani shite nda? Okaeri. Ano ne, suika waru. Waru? Io, jitsuwa na. Adesso gli spara l'anguria. L'anguria è già stata tagliata e spartita dai vicini. Oh no. Nanako, kinen naose. Minna kite kureteru daro. Warukatta tte. Masaka waru tte hassou wa nakatta nda yo. Ne, Nanako-chan, mata kondo wa nai. Kondo wa ui. Ma Teddy non sta mangiando però, eh. Sansei. Oh, soshite futatabi mizugi tte nagare ka? Ma, demo, jikiteki ni wa mou lainen kana? Beh, oddio, non è che se ci vai al 2 di settembre al mare muori di freddo, Attarimai. Però io vado via, eh. Oyo! Oyo! Yokatta na, Nanako. Arigato. Nessuno si sta rendendo conto che io vado via, però effettivamente rovinerebbe il momento. Tutti sono tornati a casa, scusami. Anche per Nanako sarà stato stancante, sembra essersi addormentata nella stanza sua. Kyou wa arigato na. Anna ni hashaiteru Nanako wa hisashiburi da. Jiken mo buji kaiketsu ka. Kore de Il caso di tua moglie. Omae, ii tomodachi motta na. Anche Kanji, che prima pensavi fosse una cattiva persona. Il sole tramonta dolcemente. Ah, di già. Oh, dannazione. Speravo di avere almeno la sera libera. Oggi è il primo giorno del secondo quadrimestre. Affrettati a scuola. Corri. Ohayo. Ecco. Ohayo. Ecco, lo sapevo. Ohayo. Natsuyasumi o owatchatta ne. Uss. Kuro-toki michi machigaeta. Chissà se possono andare a scuola col motorino. Ya, dakara tte dou nano sore? Chissà se Kanji prende il motorino, in teoria dovrebbe fare gli anni, no? Ohayou gozaimasu. Ciao. Oma, chibikko tante. Tappetto. Dare ga chibikko desu ka? Shirogane desu. Omoitsuki de henna namae o tsukenai de kudasai. Ano, koukou da yo, koko. 警察への協力は終えましたが、事件にはまだいろいろと納得できない点があります。え、beh、これね、かめ、però。事情もあるので、しばらくこちらに留まることにしました。今日からここの1年生です。オッティモ、 visto? Volevate rivederlo. 一応皆さんに挨拶しておこうと思って、よろしくお願いします。Certo. Bravo Naoto. 先輩方?あの探偵君が 後輩? Mattino, pomeriggio. Oh, oddio, ecco che ricominciano con le domande già dal primo giorno. Così hanno ciuffato il colpevole nel bel mezzo delle vacanze estive. È stato triste scoprire che era un mio ex studente. Bisogna stare attenti al risentimento gratuito. Di sicuro sapete che intendo. Tutti guardate i programmi di gossip. No?
non si può mai sapere chi ce l'ha con noi. Il mio consiglio: allenate sempre il vostro corpo per potervi difendere. Serve esercizio fisico e carne per allenarsi a dovere. Vi voglio carnivori. Va bene, una domanda improvvisa alla carne. Ehi, Phoenix, la carne di quale animale fa parte della selvaggina? Tutti e tre. Hai dato la risposta che ritenevi corretta. Esatto, che sorpresa! Con selvaggina si indicano tutte le carni di animali selvatici. E grazie al cazzo non ce lo metti? Tra cui cinghiali, cervi, renne e persino alcuni tipi di coniglio. Il suo corrispettivo inglese, venison, deriva da venor, ossia cacciare, ma ormai vi si indica solo la carne di cervo. A proposito di esperienza all'aperto, settimana prossima c'è la gita scolastica. Chissà, magari mangerete carne prelibata. Ma occhio a non mangiare nulla che si nasconde dietro un nome in codice. Di già una gita scolastica? È vero, dopo le vacanze siamo andati alle Hawaii in persona 5. Conoscenza aumentata? Come al solito non abbastanza. Che palle! È vero, il santuario mi ha detto di controllare il mio coso delle scarpe, tra l'altro. C'è Naoto adesso? Che appare all'improvviso? Non penso che gli interessi, però sono contento di doverlo fare. Beh, invitalo allora, no? Dai! Esatto, facciamo amicizia! Bastardaggine, che c'entra? Fammi indovinare, sei incuriosita, vero? Ecco, appunto. Certo, come no. Ma dai! Che stronzo! No, ci state provando con me. Ragazza infida! Quale delle due è l'infida? Secondo me quella con i capelli neri. Grazie per l'aiuto, ma non era necessario. E con chi altro, scusami? Quindi vuol dire che è il nonno della zona, quindi lo possiamo rintracciare e seguirlo fino a casa. Beh, penso che gliene freghi relativamente. È solo un nostro posto. Bella domanda, dove si va? No, è vero, qualcuno l'aveva accennato molti mesi fa, però non mi ricordavo per niente, zero totale. Moonlight Bridge.
いや、それがさ、聞いてくれよ。Perché no? La sera? 今回の旅行、遊んでる余裕ないかも。 Il pomeriggio? 今年から観光中心の修学旅行は無料なんだって。地方と都会のなんとかの触れ合いがとかで、wow. 日本の私立の高校と交流会するんだって。 Molto interessante. 内部勉強メインで真面目らしいよ。空気読まないにも程があるね。 Beh, la gita scolastica in teoria è sempre istruttiva, però che palle. 私立の学校ってどんなとこよ。なんかすごい立派な高校らしいよ。校舎も綺麗で、私ら行く日、向こうは休校日なのに返上で頑張ってくれちゃうみたい。Come se gliene fregasse qualcosa a qualcuno. Esatto, una merda. Beh, oddio. In persona 5 siamo andati alle Hawaii, Joelly, alle Hawaii. Nonostante effettivamente la scuola di persona 5 era bella bella. Ore? 知らない？今年から修学旅行、林間学校と同じなんだよ。Per pura coincidenza。生徒数が減ってて、予算も少ないし、2年に1回にする。beh, certo。先輩らいんなら、退屈しないで済みそうだぜ。Per pura coincidenza, vero? どんくらいぶりだろう。すごい楽しみ。Tanto andiamo lì per studio, quindi。脳がポジティブで、なんかめんどくせえことも多そうじゃん。Sì。この案、不評も出たらしいんだけど、企画立案 by モロキン。Ovviamente, fino alla fine。楽しいというか。Fino alla fine。モロキン。Chissà chi è che è andato al suo funerale。モロキン。知らねえだろ、お前は。Ma lui verrà con noi, secondo voi? 今の旅行の話、esatto。Secondo me non viene, però cerca di incastrarsi。どこで何があるの？いいから働けよ、お前は。けど修学旅行時期って言ってもまだそんなすぐじゃないよね。それまで何しよう。まあ暇は今に始まったことじゃない。え、これレベロ。所詮は人なんてな、一生暇の潰し方を考えるだけの生き物。Una cosa. Sarà possibile entrare dentro la TV adesso che non c'è più il caso, secondo voi? 意味全くわかんないから。すんません。Che stronzi. Ma lasciatelo in pace, dai. Sta cercando di fare il serio, porello. Beh, non che ne abbiamo modo, fino ad ora. Però... Hanno portato una cosa per te, l'ho messa sul tavolo. Coleottero Genji e pillola della longevità. E vai. Puoi lavorare come custode, che è da un po' che effettivamente non lo facevamo. Però c'è Nanako, che è sincero. Ne ho più interesse. Il melone altri 4 giorni.